Sempre su questo rapporto col PDL e con Costa, la posizione di Costa è nota, lui l'ha comunicata anche più volte, dice se io divento sindaco non voglio in giunta nessuno che ha fatto l'assessore negli ultimi 20 anni. Su questo punto, diciamo, lei è stato vice sindaco, ma anche nelle liste della Sostengo ci sono persone che sono stati assessori di primo piano nelle giunte Cammarata, penso a Felice Brusca, penso a Pippo Nera, che è stato per 10 anni sostanzialmente in giunta. Cioè, come l'avete presa? No, io devo dire che non, io personalmente non, considerato che non è il candidato a sindaco di riferimento dei soggetti di cui lei parlava, ritengo che non ci sia nessun tipo di valutazione. La valutazione dovrebbero farla invece coloro i quali sono stati parte della giunta Cammarata e che oggi sostengono Costa come candidato a sindaco. Mi sembra paradossale, pensare che ci siano molti candidati del PDL che sono stati fino a qualche giorno fa assessori, che oggi si sentano dire dal loro candidato che evidentemente sono il male dei mali. Io, per coerenza, proprio per quello che è il mio modo di fare politica, ritengo che chi dovrà fare l'assessore dovrà essere scelto dal popolo e quindi o consigliere o comunque candidato, perché la possibilità che i cittadini hanno di redarguire un cattivo comportamento di chi fa diciamo, politica attiva e quindi di un assessore è attraverso il voto. Quindi pensare di mettere soltanto dei tecnici, per carità, competenti, che possono essere un supporto invece di tipo consulenziale, credo che sia invece un modo per sapersi confrontare e anche eventualmente essere redarguiti dalla gente, perché un assessore tecnico, questo non lo farà mai, mentre un assessore politico deve ritornare alle urne e l'urna è impietosa. Lupus in fabula, chi saranno i suoi assessori? Beh, io in realtà sto guardando in questa fase proprio per le ragioni per cui dicevo, la mia attenzione sarà al secondo turno, quella più, come dire, più puntuale, perché è proprio dal risultato elettorale che mi auguro di poter scegliere gli assessori più adeguati. In questa fase, proprio perché la legge ci impone di nominare metà della giunta, sto guardando a delle figure che potrebbero affiancare i futuri assessori con un ruolo di consulenti. Tre punti del mio programma sono fondamentali, a questi sto guardando in termini di personalità proprio da inserire in giunta. Uno è quello della sicurezza. Il comandante Altomare, che è un comandante dell'esercito, una persona di grande prestigio, mi ha dato la disponibilità affinché possa essere assessore alla sicurezza designato. Poi stiamo discutendo con altri importanti soggetti che rappresentano il mondo dell'infanzia e il mondo della disabilità affinché si possa creare una sinergia che non sia soltanto, come dire, il fermaposto per poi arrivare al secondo turno, ma la scelta oculata di soggetti che potranno costituire il supporto tecnico a un assessore politico. Sono diversi programmi, diverse sfumature. Ecco, però la situazione di Palermo è quella che è. Non crede che alla fine chiunque sia il sindaco dovrà per forza imboccare una strada che è quella obbligata, con pochi discostamenti dal fatto di dover tagliare dei posti, di dover comunque stringere la cinghia? C'è un futuro possibile rispetto a questo oppure no? Beh, se, come dire, se fare economia ed evitare gli sprechi significa tirare la cinghia, io credo che sia assolutamente corretto e indispensabile. Io ritengo che ci siano molte opportunità che il Comune di Palermo ha e la città di Palermo, perché un utilizzo oculato di quelle che sono le risorse e la capacità di farne introitare altre che possono provenire molto dai fondi europei, ma anche dalla capacità dei privati di investire su alcuni settori dell'amministrazione, sono delle realtà possibili. Questo dipende soltanto da chi poi le incarna, da chi poi porta avanti le idee. Peraltro i programmi che ho visto per la buona parte si somigliano, perché nessuno potrebbe essere contro i temi fondamentali che hanno portato questa città oggi all'emergenza. I temi di risoluzione sono pressoché simili. Ciò che ci differenzia, a mio modo di vedere, è il modo in cui affrontiamo la vita e la politica. Quindi l'etica di ciascuno di noi, la capacità di essere coerenti, la capacità di essere credibili, lo spirito di sacrificio che ci porta a questa candidatura. Io credo che il distinguo sia proprio in questa. E se ci permettete, considerato che io sono una donna, sono rimasta l'unica donna a correre per questa carica, che il Comune di Palermo, che sia diciamo, gestito e governato come primo cittadino da una donna, può essere anche un importante segnale in termini culturali di una città che cambia e che, devo dire, mi sembra disponibile a valutare questa ipotesi in maniera concreta. Per Per esempio, nel concreto, lei con Gesip e Amia come si ricorderebbe? esempio, io aggiungo non soltanto Gesip e Amia, ma parlo anche delle altre partecipate.
Questo è un tema particolare che necessita ovviamente un'attenzione specifica e anche, come dire, col supporto di consulenti. La mia idea di massima è quella di privatizzare i servizi che per legge, alla luce dell'ultimo decreto sulle privatizzazioni, vanno privatizzate. Chiaramente mettendo una clausola di garanzia per il personale, così che il privato che si aggiudica il servizio deve assumere quanti più soggetti possibili dai bacini delle società. L'altra è quella di creare per i servizi residui una società consortile sul modello di quella regionale, che gestisca i servizi in house, quindi quelli che il Comune deve fare direttamente, anche lì chiaramente utilizzando personale che proviene dalla società. E in ultimo, considerato che probabilmente, sicuramente ci sarebbero comunque degli esuberi, andare a pattuire con lo Stato una deroga alle norme sulla mobilità che consentono a quei soggetti che sono prossimi alla pensione di avere un periodo di accompagnamento alla pensione. Io credo che da queste tre iniziative può venire fuori un progetto di sistema che curi un male, che è quello di società partecipate che oggi costano tantissimo a tutti noi contribuenti e che danno servizi scadenti. Salvo. Se posso aprire una piccola parentesi, un fuori tema, però lo faccio perché Marianna Coronia, oltre a essere un candidato sindaco, anzi direi diciamo in qualche modo il pioniere dei candidati sindaco, che ha cominciato prima degli altri alla campagna elettorale con grande determinazione, però è anche un deputato regionale. Allora faccio un piccolo fuori tema. Questa legislatura dell'ARS è finita sostanzialmente, come ci siamo fatti un po' l'idea noi giornalisti, abbiamo scritto in questi giorni che verosimilmente qua a ottobre si va a votare, oppure ci possono essere dei colpi di coda? Io me lo auguro già da anni che questa legislatura finisca, perché purtroppo quando il governatore Lombardo ha deciso di dare vita a un governo che è assolutamente edulcorato rispetto alla volontà degli elettori, per me in quel momento bisognava staccare la spina. Ho firmato una mozione di sfiducia al presidente Lombardo circa 3 anni e mezzo fa, per cui personalmente io sono fortemente convinta che abbiamo solo perso del tempo non andando a votare. È chiaro che prima si vota meglio è, perché un governo regionale che non ha e la mia è una votazione prettamente politica, che poco ha a che vedere con gli eventi di tipo giudiziario, che chiaramente non mi competono, non sono io che devo giudicare. Io giudico questo governo per quello che non ha saputo fare, per le riforme mancate, per gli sprechi che effettivamente viviamo soprattutto noi palermitani sulla nostra pelle e per l'incapacità di utilizzare queste risorse europee e comunitarie, che erano una grande e sono ancora una grande possibilità che abbiamo mancato completamente. Io potrei parlare per ore di quelle che sono diciamo, i miei motivi di disapprovazione rispetto a una politica fallimentare di Lombardo, però credo che sia sotto gli occhi di tutti, perché basta uscire diciamo fuori di casa per capire come la regione non sia stata minimamente a sostegno dell'amministrazione e pensare che si facciano delle scelte solo perché i responsabili di un'amministrazione abbiano un colore politico diverso rispetto a quelli che sono le indicazioni politiche del presidente Lombardo mi sembra veramente scandaloso. Beh, per ultimo vorrei invitarla a una scommessa anche dal punto di vista politico-sportivo. Se dovessi scommettere una somma su chi può arrivare al ballottaggio, mi indica 3 nomi di persone quotate che possono arrivare secondo lei al ballottaggio? Me compresa, spero. Penso di sì, no, non penso che lei dica che non può arrivare al ballottaggio. Io sono anche capace di, come dire, sapermi astrarre da questo ruolo e guardare da cittadino, perché essendo arrivata tardi in politica mi sento ancora molto cittadino e meno, diciamo, politico. E ad ogni modo io ritengo che io ho delle possibilità di arrivare al ballottaggio, probabilmente anche Orlando credo che possa essere, diciamo, un soggetto che potrebbe andare al ballottaggio, poi probabilmente anche Costa, dico, se dovessi dire questi tre, i tre soggetti che hanno più chance. Per quello che vedo per strada, più che altro la mia è una valutazione assolutamente così empirica, devo dire la verità che la cosa che mi colpisce è che oggi molta gente non conosca neanche chi siano i candidati e che ci sia un totale disinteresse nei confronti della politica, ed è quello che è il compito che abbiamo in questo prossimo mese, cioè saper spiegare alla gente quanto più possibile cosa vogliamo fare e perché ci proponiamo. Io mi auguro che questo ruolo, dico, da parte mia lo porterò avanti, e devo dire che io mi appello anche molto al mondo delle donne, perché le donne lamentano sempre il fatto che siamo poche in politica, io per prima, però molto spesso le donne non votano le donne. Questo è un voto che io oggi chiedo di genere, perché in qualche modo una reticenza forte rispetto al potere maschile nei confronti della presenza delle donne soprattutto in politica è ancora radicato, un pregiudizio di genere io lo vivo quotidianamente, e se questo messaggio potesse arrivare attraverso la mia candidatura, che poi si trasformi in vittoria e quindi nella capacità di fare amministrazione in questa città da donna, secondo me sarebbe un grande passo avanti per noi come città di Palermo, anche in termini di comunicazione mediatica nel resto d'Italia e nel mondo. Ringraziamo Marianna Caronia, a presto con un altro appuntamento per i forum di Live Sicilia.